Comunque al termine di Pipe d'Oro Sampolese siamo con Cerini. Allora Cerini, gara complicata, siete passati in vantaggio, poi subito è arrivato il gol della parità da parte di Papetti, bravi voi a rimettervi in piedi prima dello scadere della prima metà di gioco, 3 punti portati a casa, vetta conquistata prima della pausa, dunque vi chiedo un commento alla sfida in generale a questa prima parte di stagione. Penso che la partita è stata abbastanza ostica, è stata una partita difficile, ma siamo stati bravi a portarla subito a favore, poi a ribaltarla subito 2-1, era importante finire l'anno con una vittoria e siamo contenti di questa parte di stagione. Forse potevamo fare qualcosa in più, però va bene la prima posizione, adesso carichi per l'inizio della stagione, per la seconda parte della stagione. Come si dice in questi casi, anno nuovo, vita nuova, chiediamo dunque a te Cerini. Cosa si aspetta sotto l'albero questa Sampolese? Questa Sampolese intanto ha fatto buoni primi 3-4 mesi di campionato, poi sotto le feste non facciamo niente che ci alleniamo e continuiamo su questa strada per andare verso l'obiettivo che vogliamo tutti quanti. Perfetto, ti ringraziamo allora Cerini, ti ringraziamo e ti auguriamo buone feste. Grazie, buone feste anche a voi.